è inverno, fa freddo, e le verdure, troppo gelo, quindi costano care. Ci abbiamo bisogno di riscaldarci, che cosa ci facciamo? Ci facciamo una minestra, riso e endivia. Meravigliosa, buonissima, semplice ma molto buona. L'endivia riccia, no, quella belga, eccola qui. L'aglio, cipolla, guanciale, sedano, carote, riso e parmigiano. Semplice. Chi è vegano? Niente guanciale, non c'è problema, la stessa cosa. Adesso iniziamo subito. E allora, cipolla, mi raccomando, questi sacchetti, queste retine, le comprate la cipolla sciolta, la scegliete, dentro questi sacchetti c'è sempre la fregatura, c'è sempre uno che frasica. Eccola qua. Il guanciale, lo sapete, è una cosa serissima, anche per fare un soffritto, deve essere buono, perché se è troppo salato, se ha gusto troppo, non troppo stagionato, non dà nessun gusto. Quindi mi raccomando, a dadini, piccoli piccoli, è un soffrittino. Cominciamo a mettere gli ingredienti. Vado, qua. Poi il sedano, se c'è bisogno, che sono le coste quelle esterne, così piano piano lo pelate. Oh. Tutto quello che fate è per voi, non è per nessun altro, quindi fatelo bene e mangiate bene, non è... questa è la morale. E aggiungo anche il sedano, eccolo qui. Andiamo con la carotina, tagliamo prima a fettine, tuttoino, vai, tagliamo così, ecco Mariù. Così, piano piano, però che si devono vedere, perché ce ne sta con la verdura. Così pure la gente non ci fa tutte queste domande. Che ci hai messo dentro? Sempre la solita domanda. Ecco, lo vedi, no? Si vedono? E questo è il nostro soffritto. Adesso, l'olio. Oggi mi hanno mandato dell'olio dal Salento. Si chiama questo frantoio si chiama La Cornola. E sto usando un monocultivar che è Ogliarola. Quindi la Puglia ama le verdure. Vediamo un po' se quest'olio sta bene con questa minestra. Piano, 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 deve proprio andare lentamente, lentamente, il guanciale qua non deve diventare croccante, deve essere morbido, deve soltanto rilasciare tutto quel gusto, quel sapore, quel profumo. Ah, il guanciale è dell'amico mio Santoro, sempre Puglia. Fuoco, basso, basso, basso. L'endivia, allora, calcolate che fa freddo, un po', vedete, i pezzettini qui sono un po' bruciatelli dal freddo. Sono piccoli, 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 guardate che però che sono belle, tenere, tenere. Allora io vi consiglio di prenderle chiare, perché sono più buone, non quelle che diventano verdi, verdi scure, ma la parte più hanno la parte chiara e più sono buone, tenere, le potete anche mangiare in insalata. Vado così, già l'ho lavata io, taglio questo, poi faccio a pezzettini, così, guardate che bella, bella bianca bianca. Alzo adesso il fuoco, l'induzione anzi. Metto qui dentro e la faccio adesso ridurre, perché col fuoco lascia l'acqua e si ammorbidisce. Mi sono dimenticato l'aglio. Lo vedete? Bello, brutto, deve essere brutto ma buono, italiano. Aglio intero, metto qui così lo recuperiamo. Vedete come si è ridotta? Brodo, allora, o carne o vegetale. Per i vegani sempre la solita storia, tutto vegetale, però fatelo voi, guardate, non ci vuole niente. Una costa di sedano, una carota, una mezza cipolla e fate cuocere per mezz'oretta e c'è del vostro brodo. Aggiungo un altro brodo, questa è una minestra, non è un risotto, quindi non dobbiamo tostare il riso. Allora, quindi il riso non è che dovete usare per forza il carnaroli. In questo caso andrebbe bene, per me, mio parere, il vialone nano, che è un semifino. Vado, aggiungo il riso, poi se necessita aggiungiamo l'altro brodo. Mescoliamo, mamma mia ragazzi, questa è proprio una zuppa vedo, bella, che ti riscalda, economica, tanto tanto buona, perché l'abbiamo fatta di qualità. E adesso aspettiamo che si cuoce sto riso, come si dice a Roma. Dopo 5 minuti di cottura, ecco qua, tolgo l'aglio, così non rischiamo che si spappola e rimane dentro la minestra. Allora, assaggiamo un pochino, se sicuramente ci vorrà il sale. Allora, un po' di sale.
mescoliamo. Quanto ci vuole? 10 minuti, altri 10 minuti. In totale, sempre quelli, 17-20 minuti, non si scappa. Assaggiamo se il riso è cotto. È giusto. Spengo. Pepe, una grattatina, così. Poco a poco, e questa se la mangia pure Mario. Poi, andiamo con un goccetto d'olio. Adesso c'è la scelta di come la volete, asciutta, bella, invece bella brodosa. Questo poi è a gusto. Parmigiano, metto qua dentro io e adesso assaggiamo. Una bontà, perché l'endivia è un po' amaretta, un po' così, è buonissima. Mario, dimmi se ti piace. Sei pronto? Raffreddiamo un po'. Oh, non puoi far così. Appena faccio così, apri la bocca. Scotta un pochetto? Com'è? Comunque, buono, dolce, col sedano, la carotina si sente, l'indivia, il pezzetto di guanciale lo profuma, il riso è cotto giusto. Se lo fate raffreddare un pochettino, ancora meglio. Com'è, buono? Andiamo avanti? Vediamo un po'. Yeah, mangia questa indivia, va. Proprio romanaccio sei, vai. Ah, ascolta, 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 ascolta.